Ciao a tutti! Oggi vi ho portato un'attività un po' diversa perché vorrei parlare un po' sulle emozioni, sulle forme e sui numeri. Nel senso che voi potete scegliere quello che volete dipendendo un po' dall'età del bambino e anche le sue necessità, perché alle volte i bambini hanno bisogno di imparare un po' di più sulle emozioni o su altre cose, così. E allora le incentiviamo in quello che proprio hanno più difficoltà, più bisogni. I materiali necessari sono i gusci delle uova, ok? Magari tre caramelline, così piccole da mettere, o anche dei pezzi di cioccolatino, o anche un giochino minimo, super piccolo, da mettere come un premio, come scoperta, ok? E un martello o un cucchiaio di legno. Dei pennarelli perché dopo i colori più vivi che si riescono a vedere di più sui gusci, no? Qua i miei gusci sono scuri, poi dopo ci sono delle uova chiare, no? Poi anche lì dipende di quello che hai. Allora, se scegliamo le emozioni, possiamo disegnare così delle faccine. Per dire, sono tre che abbiamo fatto, le più semplici, no? Che è felice, triste, arrabbiato. Possiamo fare, se ho preso 9 quantità, tre per ogni tipo. E così noi gli diciamo, rompe prima le faccine felici, tac, 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 no? Adesso le faccine tristi, tic, 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 e così va, no? Fino a che finiscono tutte. Un altro dettaglio, io ho disposti allora i numeri non in sequenza, nel senso che l'ho mescolato un po', io ho messo anche i numeri verso la persona, no? Tipo sono tutti direzionato da quella parte lì dove sarà la mia bambina, ok? Così faciliti un po', perché non è così semplice, no? Potresti anche mettere un timer se vuoi. Oh, no, va bene. Allora, quello che volevo proporvi era proprio questa attività qua con delle cose che abbiamo a casa che non sono così difficili da trovare, no? E niente, adesso scriverò i numeri, chiamerò la mia bimba e così la faccio rompere e vi faccio vedere un po' come se gli piace o no, eh? Vediamo un po' come va. Va bene? E dopo ci salutiamo. Allora, rompiamo le uova, Emma, nella sequenza dei numeri. Iniziamo dal 10. Va bene, provo io. Vai. Brava, vai. Forte? Dopo il 10 cosa abbiamo? L'11. Sì. Una Wow! caramella! Wow, Una caramella! bellissima! Poi dopo l'11 cosa abbiamo? Il 12. Dov'è? Benissimo! Forte, Dopo il 12 cosa abbiamo? facile! Il 13. Brava! Wow! Niente, purtroppo, 10, sono 11, indietro. 12, 13, poi? 3, Cosa viene dopo il 13? 14. Era il 17, ma va bene, dai. Però non Va bene. sono. Cerca il 14, dov'è? È questo il Va 17. bene, ma non c'è problema, vai. Il Non so. 14? Benissimo. Niente. E dopo il Potremmo cambiare un 14? po' il gioco. Eh sì! Il 14. Abbiamo già fatto il 14, poi dopo cosa viene? Che numero è? Il 15. Benissimo. C'era un'altra caramella. Ok, dopo il 15 cosa abbiamo, Emma? No, No, questo. no, no, guarda Questo. bene. Che numero è? Benissimo, 16. dai, lo rompiamo. Oh, poverino, preparati a morire, piccolo diavoletto gustoso. Dai. Muoviti! Allora, il 17 abbiamo già fatto. Dopo il 17 cosa viene, Emma? Dopo il 17 cosa viene? Va bene, questo.
E che numero era? L'80. 18. 18. Sì. Ciao. Allora, avete visto come sei divertita? Infatti, guarda qua, che bello. E dopo lei ha iniziato a disegnare anche le faccine nel guscio. Infatti, potete fare disegnare da loro le cosine che vogliono rompere. Ok? Spero che vi sia piaciuta come attività e ci vediamo allora nella prossima. Ok? Ciao!